Innanzitutto porto al convegno, ai suoi organizzatori e ai relatori il saluto e l'augurio del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Roberto Busti, che si rammarica di non poter essere presente, ma lo trattiene un impegno istituzionale di grande rilievo nella vita della Chiesa, qual è la visita pastorale in corso. E ora, per svolgere il mio intervento, gioco forza, richiamerò cose già accennate dalla professoressa Salvarani e il professor Chambers. L'intento mio non è tanto quello di presentare novità, ma di collocare i fatti che ci interessano in ordine cronologico, cominciando col richiamare anche qualche precedente che mi pare utile tenere presente, perché spiega anche qualcosa del rapporto così intenso che c'è stato tra i Gonzaga e i Papi. E in effetti, quando, ecco, nel 1328 i Gonzaga assunsero il potere nel feudo imperiale di Mantova, la città e il suo territorio avevano già conosciuto ripetute presenze dei Papi, alcune delle quali dense di significato, anzi basilari per la storia successiva, non solo locale. Qualche accenno su una materia già molto studiata, ma forse non a sufficienza. Il primo Papa di cui si tramanda che sia giunto qui è Leone Magno, il quale fermò le devastanti orde di Attila lungo il Mincio, il fiume che attraversa appunto il territorio mantovano. Era l'anno 452. Nell'804 venne Leone III, sollecitato dal neo imperatore Carlo Magno, al quale era giunta notizia che qui era stata rinvenuta la reliquia del sangue di Cristo. Mantova era allora un qualunque villaggio del territorio, spartito sul piano civile ed ecclesiastico tra le contee e le diocesi di Cremona, Brescia, Verona, Reggio, forse anche Brescello. A presumibile custodia del sacro reperto e per moderarne il culto, il Papa pose qui un vescovo. Nacque così la diocesi, innestando una serie di conseguenze che dall'ambito propriamente religioso si estendevano a quello economico, culturale e politico. In particolare fu definito il territorio su cui il nuovo vescovo estendeva la propria autorità, territorio di cui il villaggio della sua sede era ovviamente il centro. Mantova divenne una città, acquisendo un nuovo status anche politico, riconosciuto qualche anno dopo con la sua elevazione a sede di contea. La reliquia che con la decisione di Leone III può dirsi abbia generato Mantova come città, si racconta abbia mosso le mire di un altro papa di nome Leone, il IX, il quale venne nel 1053, secondo alcuni con l'intenzione di trasferirla a Roma, la reliquia. E la violenta reazione locale l'avrebbe costretto a rinunciare al progetto e ad accontentarsi di prelevarne un frammento che collocò a Roma nel sacrario della Scala Santa. Due successive visite papali sono da mettere in relazione con la cosiddetta lotta per le investiture. Nel 1064 Alessandro II convocò nella cattedrale di Mantova un concilio che riconoscesse la sua legittimità a fronte delle pretese di Cadalo, vescovo di Parma, dall'imperatore nominato papa col nome di Onorio II. Il dilemma tra papa e antipapa si ripropose nel secolo seguente, quando al legittimo Innocenzo II si contrappose Anacleto II. Sotto la guida del vescovo Manfredo, Mantova si schierò con Innocenzo, il quale, riconoscente, visitò la città nel 1134. Nel 1251 venne un altro Innocenzo, il IV,
il quale poco dopo conferì la porpora al vescovo Giacomo della Porta, chiamandolo a Roma con sé. E veniamo specificamente ai Gonzaga. I Gonzaga, di modesta estrazione contadina, erano entrati nell'agone politico forti delle ingenti ricchezze accumulate requisendo terre all'abbazia del Polirone e all'Episcopio. In certo modo, poi, una volta pervenuti al potere, risarcendo nella diocesi con la loro conclamata devozione verso la Santa Chiesa, espressa anche nella costruzione di numerosi santuari, chiese e conventi, di cui poi sostennero la vitalità. Quanto sincera fosse la loro devozione, sarebbe vano chiederselo. Nell'ovvia impossibilità di scrutare le coscienze e nell'altrettanto ovvia considerazione che i loro atti religiosi pubblici, al pari di quelli di tutti i governanti, prestano il fianco ad essere considerati frutto di calcolo opportunista. Ancor meno scrutabile è il loro privato. Va detto non di meno che se da un lato sono noti molti loro comportamenti in palese contrasto con la fede professata, di molti altri comportamenti non si vedono motivazioni diverse da quelle dettate da una fede sincera. Si potrebbe esemplificare, lo faccio in nota, adesso non c'è il tempo di vedere in particolare. Questo contesto, insieme con le ricordate precedenti visite papali in terra mantovana, compone le robuste premesse ad ogni considerazione sui rapporti che la longeva dinastia dei Gonzaga, 4 secoli, come sappiamo, intrattenne con la sede di Pietro, rapporti intensi più di quanto, al confronto con altre signorie, lascerebbe supporre la modesta entità dello Stato mantovano. Rapporti multiformi da indagare in ambiti distinti, pur se ovviamente tra loro connessi. Vi ha già accennato la professoressa Salvarani prima, come abbiamo sentito. In primo luogo si pone il piano diplomatico. I Gonzaga, fatto inconsueto, avevano a Roma un proprio residente, vale a dire un ambasciatore permanente, che li informava con minuzia di quanto accadeva e si preparava sotto i loro occhi, sotto i suoi occhi. Il fatto si pone nel più ampio contesto, anch'esso da esplorare, della politica ecclesiastica dei signori di Mantova, i quali gestivano la diocesi come cosa propria, al pari, peraltro, di pressoché tutti i regnanti del mondo cristiano di allora, ma secondo modalità non sempre riscontrabili altrove. Ne sono esempi le continue iniziative per le quali era previsto l'assenso del Sommo Pontefice e che essi, i Gonzaga, rispettosamente non mancavano di richiedere, a differenza di altri che invece erano più sbrigativi e autonomi, diciamo così. Per converso merita attenzione l'atteggiamento di Roma nei confronti dei Gonzaga, sostanziato da riconoscimenti e gratificazioni di grande rilevanza, evidenziati ad esempio da soggiorni dei papi inusualmente prolungati e dall'elevato numero dei porporati della famiglia, come è stato già più volte ricordato anche dal professor Chambers, ben 10, di cui in un certo momento 3 contemporaneamente. Ancora, nella lussureggiante famiglia mantovana occorre distinguere la signoria principale dai feudi dei rami cadetti, che anche in ambito ecclesiastico interagivano con la prima, ma mantenevano rispetto ad essa una sostanziale autonomia. Per non dire poi dei personaggi, anche famosi e influenti, che non dimenticavano di essere Gonzaga pur se solo per parte di madre. Per esempio il connestabile di Borbone, per esempio Baldassarre Castiglioni. Il quadro sin qui delineato lascia intuire quanto sia complesso il tema del convegno. Per non disperdersi nei mille rivoli in cui il nome dei Gonzaga si associa a quello dei papi, a me pare convenga focalizzare l'attenzione su alcuni momenti cardine del periodo che è già stato ricordato, 1414-1620 circa.
i due secoli centrali dei quattro della loro signoria su Mantova. Sono i più interessanti, i più importanti, risultando gli altri due di minore rilevanza. Il primo fu da loro dedicato prevalentemente a consolidare il potere. L'ultimo, il quarto, fu segnato dalla loro progressiva decadenza. E allora, ecco, un primo momento di grande rilevanza è stato quello relativo al Papa Martino V. Nella confusa situazione ecclesiastica creatasi con il cosiddetto scisma d'Occidente, i Gonzaga obbedirono ai papi della linea romana sino al 1412, quando il giovanissimo Gianfrancesco, quinto capitano e dal 1433 primo marchese di Mantova, passò al soldo del papa pisano Giovanni XXIII, andando per lui a combattere contro i malatesta che avevano occupato Bologna. E a questo papa pisano si mantenne poi sempre fedele e dal 16 gennaio al 15 febbraio 1414 lo ospitò nella propria capitale. E da qui, da Mantova, Giovanni XXIII partì per il Concilio di Costanza. Come è noto, il Concilio depose i tre papi esistenti ed elesse l'unico da allora legittimo, Martino V, al quale il Gonzaga professò obbedienza pronta e sincera, tanto che il nuovo eletto, in attesa di poter entrare a Roma, scelse di soggiornare a Mantova. L'alto onore derivato alla città e al suo signore dall'ospitare per oltre tre mesi il pontefice della ritrovata unità della Chiesa fu sostanziato dai suoi numerosi e rilevanti atti di governo. Tra gli altri, Martino V presiedette qui un capitolo generale dei minori francescani dove furono prese importanti decisioni circa la riforma dell'ordine e approvò la costituzione della Congregazione De Unitate, pilastro della riforma dell'ordine benedettino. Ben più prolungato e incisivo del soggiorno di Martino V fu quello di Pio II, protrattosi per 8 mesi, come già è stato ricordato, durante i quali è stato detto con una punta di retorica, ma con sostanziale verità, il Vaticano passò dalle rive del Tevere a quelle del Mincio e Mantova fu al centro dell'Europa. I turchi che nel 1453 sbarcati in Europa con la presa di Costantinopoli non nascondevano l'intenzione di avanzare alla conquista del continente. I governanti cristiani sembravano non rendersi conto del pericolo. E questa è la ragione che indusse il Papa a convocarli a Mantova per una riunione non di carattere religioso, cioè un concilio, come talora si scrive, no, del Concilio di Mantova, ma politico, una dieta, e induce a ritenerlo anche il discorso inaugurale, che a mio parere non è stato mai sufficientemente valorizzato. Il discorso inaugurale con il quale il Papa esortò i principi cristiani a unirsi per salvare non la Chiesa, non la fede, ma la comune civiltà. Un particolare di rilievo perché costituisce una tappa del processo storico che sta portando l'Europa a una sempre più stretta unità. Malauguratamente i convocati non riuscirono a superare i loro particolarismi. Occorse oltre un secolo perché la geniale idea di Pio II si facesse strada e l'Europa unita riuscisse a contrastare la minaccia, prima a Lepanto e poi sotto le mura di Vienna. Ma ciò nulla toglie alla sia pur temporanea centralità di Mantova per la presenza della riconosciuta suprema autorità religiosa, per l'argomento che si dibatteva coinvolgendo tutte le cancellerie del continente, per il convergere qui delle fastose ambascerie gareggianti in sontuosità con la corte pontificia.
Quest'ultima comprendeva numerosi cardinali, ciascuno con centinaia di persone al seguito, tra i quali due futuri papi, Paolo II e Alessandro VI, e altri poi famosi come il terribile Torquemada e i dottissimi Bessarione e Nicolò di Cusa. Se la dieta non raggiunse, almeno nell'immediato, lo scopo propostosi, per Mantova fu densa di conseguenze che la posero da allora tra le prime città non solo d'Italia. Basti considerare che in riconoscenza per l'ospitalità ricevuta dal Marchese Ludovico II, il Papa elevò alla porpora suo figlio Francesco, il primo dei 10 cardinali già ricordati anche dal professor Chambers. I 10 cardinali per i quali la famiglia Gonzaga da allora fu elevata al rango di quelle cui era riconosciuto il prestigio di intervenire nell'elezione dei sommi pontefici. Grande prestigio la città acquisì anche sul piano culturale per alcune realizzazioni che toccano i vertici dell'arte e che sono una conseguenza diretta o indiretta appunto della dieta di Pio II. Per ospitare il Papa e le assemblee della dieta, il Marchese gli cedette gli ambienti della corte e si ritirò nel castello di San Giorgio, trasformandolo da fortilizio militare qual era in dimora principesca. Allo scopo lo fece abbellire, tra gli altri, da Andrea Mantegna, il quale vi affrescò la celeberrima Camera degli Sposi. Al seguito del Papa, in qualità di abbreviatore, era anche Leon Battista Alberti, il geniale architetto che per il Marchese progettò due capolavori del Rinascimento, le chiese di San Sebastiano e di Sant'Andrea. Nella storia dei rapporti tra i Gonzaga e il papato, un capitolo singolare è occupato dal loro coinvolgimento nel sacco di Roma del 1527. Singolare perché direttamente o indirettamente il tragico evento riguardò pressoché tutti gli esponenti di rilievo della casata, compresi quelli delle linee cadette. Singolare perché i coinvolti, Gonzaga, si divisero tra favorevoli, contrari e neutrali. Per la prima volta la casata non si schierò compatta a fianco del Papa. E, altra singolarità, il fatto non incise sui rapporti successivi dei Gonzaga con il papato. Come se niente fosse. Al centro della vicenda si pongono da parte Gonzaga la celebre Isabella d'Este, vedova del Marchese Francesco II, e i suoi tre figli maschi, il primogenito Marchese Federico II, poi il primo Duca, Ercole e Ferdinando detto Ferrante. Quando si ebbe notizia che l'esercito imperiale, composto dai famigerati lanzichenecchi, ma anche da spagnoli e italiani, tante volte lo si dimentica, l'esercito imperiale si era mosso dalla Germania, diretto a Roma, Isabella si trovava appunto a Roma per sollecitare da Clemente VII la porpora per il figlio Ercole. La ottenne il giorno prima che l'esercito nemico, comandato da suo nipote, nipote di Isabella, il connestabile di Borbone, cominciasse l'assalto alla città. Troppo tardi per fuggirne, come invece l'aveva ripetutamente sollecitata a fare il Marchese Federico, ella allora si asserragliò nel Palazzo dei Principi Colonna, unica isola insieme con il Castel Sant'Angelo, rifugio del Papa, unica isola non toccata dal saccheggio. La protesse e più tardi la portò in salvo il suo terzogenito Ferrante, che comandava il contingente italiano dei saccheggiatori. Federico, dal canto suo, pur continuando a proclamarsi sante romane ecclesie capitaneus generalis, come si legge nella scritta dedicatoria di Palazzo Te, per non compromettere la propria fedeltà di feudatario dell'impero, non si mosse neppure da Mantova. Capitano generale della Santa Chiesa, stipendiato lautamente per questo, nel momento di maggiore pericolo del Papa, non si è mosso da Mantova. E anzi, al passaggio dei lanzi attraverso il suo territorio, aveva segretamente ostacolato, causandone di fatto la morte, Giovanni dalle Bande Nere, che cercava di bloccarli.
tra gli altri Gonzaga, variamente schierati, spicca Luigi, detto Rodomonte, del ramo cadetto di Gazzuolo. Dapprima con i suoi mercenari partecipò al sacco, poi nascostamente liberò il Papa, da mesi assediato in Castel Sant'Angelo, portandolo in salvo a Orvieto. Ne ebbe in cambio la porpora per il fratello Pirro e una moglie nella persona di Isabella Colonna con il suo carico di patrimoni e di titoli nobiliari. Passata la tragedia del sacco, Clemente VII riprese rapporti normali con i Gonzaga, anche con coloro che non l'avevano difeso. L'unico a subirne conseguenze fu un Gonzaga per parte di madre, Baldassarre Castiglione. Il Papa accusò il suo nunzio presso l'imperatore di non averlo avvertito di quanto si preparava, scaricando su di lui le conseguenze della propria, del Papa, improvvida politica e incerta condotta. Dell'assurda accusa il Castiglione si difese con una dignitosa lettera che conosciamo, è stata pubblicata ripetutamente, ma ne patì tanto Castiglione, che secondo alcuni fu quella la vera causa della sua morte. Poco prima il Papa si era ricreduto eleggendolo vescovo di Avila. Quando alla vigilia del sacco di Roma divenne cardinale, Luigi, detto Ercole Gonzaga, contava 22 anni e già da 6 era titolare della diocesi di Mantova, ma ricevette l'ordinazione sacerdotale soltanto nel 1556 e quella episcopale nel 1561. Bastano questi dati a collocarlo nel novero dei tanti ecclesiastici dell'epoca nei quali è difficile scorgere un qualche segno di vocazione. Ma a differenza di tanti altri, egli almeno seppe prendere coscienza del mutare dei tempi, affrontando responsabilmente l'onere dei doveri che, pur se non per sua scelta, si era assunto. Dopo il sacco, egli visse a Roma nello stile dei principi mondani, con il formale incarico di governatore di varie città dello Stato della Chiesa, ma in sotteso contrasto con il Papa Paolo III, che è un Farnese, si sa che i Gonzaga e i Farnese non si amavano molto. La sua vita cambiò corso, la vita di Ercole voglio dire, cambiò corso quando si decise di convocare il concilio ecumenico da molti auspicato al fine di attuare la riforma della Chiesa e la rappacificazione con i protestanti. Accettando questi ultimi la sede proposta, il concilio fu convocato per il 23 maggio 1537 a Mantova. Per prepararlo e prepararvi, sì, perché Ercole era coltissimo nelle scienze profane, ma digiuno di quelle sacre, sua eminenza, in fatto di teologia, proprio sapeva pochino pochino. Il titolare per prepararsi, dunque, e preparare il concilio, il titolare della diocesi rientrò in sede da Roma. Tutto stava procedendo per il meglio quando, d'improvviso, a 2 mesi dall'apertura, il fratello del cardinale e capo dello Stato mantovano, il Duca Federico II, fece fallire l'iniziativa. Dovettero passare 8 anni prima che il concilio fosse riconvocato, abbandonando la finalità di recupero dei protestanti e non più a Mantova ma a Trento. Le ragioni del comportamento di Federico Gonzaga, le cui conseguenze pesarono, possiamo capirlo, intuirlo, non poco nella storia della Chiesa, e appaiono tra l'altro contrarie alla politica generalmente perseguita dai Gonzaga. Pensiamo per esempio che cosa avrebbe significato ospitare il concilio, avrebbe certamente accresciuto assai il prestigio dei Gonzaga. Ecco, le ragioni di questo comportamento non sono mai state davvero chiarite. Ercole, dal canto suo, tornato a Mantova, non se ne allontanò più. Prese a studiare seriamente la teologia, lamentandosi perché diceva che Cicerone era più facile di San Paolo, e a guidare la diocesi e lo Stato,
guidò la diocesi, ma anche lo Stato, perché alla morte di suo fratello ne fu per 20 anni reggente. Ecco, guidare la diocesi con illuminata saggezza, secondo gli orientamenti riformatori, che trovarono poi nel concilio la loro consacrazione. Fu perciò annoverato tra i pastori modello del nuovo corso della vita ecclesiale e per la stima di cui godeva divenne l'ultimo presidente del Concilio di Trento, dove morì pochi giorni prima della sua conclusione. Vorrei non trattenervi troppo, magari ometto qualcosa. Il cardinale Ercole resse il Ducato di Mantova durante la minore età del titolare Francesco III e alla prematura morte di lui del fratello Guglielmo. Questi, Guglielmo, deforme nel corpo e pervenuto alla corona ducale inaspettatamente, volle dimostrare di non demeritarla e a tal fine governò con polso fermo, imponendo la propria autorità anche, pur se lui era religiosissimo, anche in ambito ecclesiastico. Tra le sue maggiori imprese è la costruzione della Basilica Palatina, di forme magnifica, dotata di sontuosi arredi e suppellettili, ma per renderla esclusiva strappò progressivamente ai papi concessioni che la resero un'abbazia nullius dieceseos, addirittura con liturgia propria distinta da quella di rito romano. In seguito resistette a lungo all'introduzione nel suo stato dei gesuiti, forse avvertendo che su di loro non avrebbe avuto controllo, e si impegnò in un'audace prova di forza con quella sorta di organismo sovranazionale e insindacabile dipendente solo dal Papa che era l'Inquisizione. Anche il suo figlio e successore, Vincenzo I, ebbe rapporti non sempre facili con i papi. Era suo parente lo stimatissimo Francesco Gonzaga, già ministro generale dei Francescani, l'ha ricordato la professoressa Salvarani, ministro generale dei Francescani e vescovo di Cefalù. Di qui, nel 1593, egli era in viaggio per la sua nuova sede di Pavia, quando morì l'allora vescovo di Mantova e il duca Vincenzo mandò immediata richiesta al Papa di trasferirlo invece nella sua diocesi. Clemente VIII acconsentì. Dallo stesso Papa ricevette poi anche un ricco dono che si può tuttora ammirare al Museo Diocesano. Ecco, meno facili furono invece i rapporti di Vincenzo con Paolo V, il quale resistette e pare non abbia mai concesso la richiesta formale approvazione dell'ordine cavalleresco con connotazioni religiose istituito dal duca Vincenzo nel 1608. Infelici furono infine le vicende dei suoi figli. Il primogenito, Francesco IV, morì pochi mesi dopo essere salito al trono ducale. Il secondo, Ferdinando, era allora cardinale a Roma. Gli succedette, mantenendo per 2 anni anche la porpora, che dimise, poteva farlo facilmente perché non aveva ricevuto gli ordini sacri, dimise a favore dell'insipiente fratello terzogenito, anch'egli come il padre, di nome Vincenzo, il quale poco dopo sprezzantemente vi rinunciò. I rapporti tra i Gonzaga e i papi trovano espressione particolare, ecco, nei 10 cardinali, ma non vorrei soffermarmi su questo, è già stato ricordato, e anche nei santi. Una parola sui santi, ecco, in senso stretto, cioè quelli canonicamente proclamati tali, si riducono a uno, peraltro noto e venerato in tutto il mondo cattolico, è Luigi, martire della carità, possiamo dire, beatificato da Paolo V nel 1605 durante la signoria del duca Vincenzo I, poi canonizzato da Benedetto XIII e 3 anni dopo proclamato patrono universale della gioventù. Di un secondo, il Francesco, che abbiamo ricordato in relazione a Vincenzo I, è tuttora in corso il processo di beatificazione, giunto allo stadio che gli conferisce il titolo di venerabile.
Se si vuole intendere il termine santo in senso esteso, cioè riferito alla fama di santità, anche egli si può considerare tale. In senso esteso, santi si possono considerare anche cinque donne. Paola Malatesta, la sposa di Gianfrancesco I Marchese di Mantova, e la loro figlia Cecilia sono incluse nel martirologio francescano. E poi, presso il santuario di San Luigi a Castiglione delle Stiviere, sono esposte alla venerazione privata le spoglie di tre sue nipoti, le sorelle Cinzia Olimpia e Gridonia Gonzaga, fondatrice nel 1608 del nobile collegio delle Vergini di Gesù, oggi congregazione di diritto pontificio. Non è infine senza significato che dei 16 santi e beati compresi nel calendario liturgico della diocesi, oltre a Luigi, ben 8 siano vissuti al tempo dei Gonzaga e singolarmente concentrati nella seconda metà del XV secolo. Tra loro ricordiamo in modo particolare Osanna Andreasi, morta nel 1505 e 10 anni dopo beatificata da Leone X per esplicita richiesta, si legge nella relativa bolla, di Isabella d'Este, la sposa del marchese Francesco II. Rapidamente un bilancio. I rapporti tra i Gonzaga e i papi, va da sé, hanno rilievo per i primi, assai più che per i secondi. In una storia del papato, i signori di Mantova sarebbero oggetto di qualche nota a margine, mentre in una storia della Mantova gonzaghesca, Roma occuperebbe interi capitoli. Non tutti però sotto lo stesso segno, e volendo distinguere il primo dei due secoli considerati, sostanzialmente il 400, appare esemplare, mentre il secondo si connota per crescenti frizioni tra i papi e i Gonzaga. La prolungata presenza in città di Martino V e Pio II propiziò una serie di eventi, i provvedimenti a favore della Chiesa da parte di principi quali Gianfrancesco e Ludovico II, la nomina del primo cardinale, l'avvio della nuova Basilica di Sant'Andrea, l'attività di Mantegna e di un umanista allora celebratissimo, il Beato Battista Spagnoli, i quali mantennero tra Mantova e Roma rapporti improntati a reciproco rispetto e collaborazione. Conciliarono gli interessi dei signori con le corrette prospettive ecclesiali e quantomeno valsero a trattenere entro l'alveo cristiano i fermenti innovatori del primo Rinascimento. Non altrettanto può dirsi della fase successiva del Cinquecento, per esempio, in particolare, se si escludono le sollecitudini pastorali del Cardinale Ercole e del Venerabile Francesco. I duchi Francesco II, Guglielmo e Vincenzo I non mantennero verso i papi lo stesso atteggiamento dei loro avi. Erano protesi soltanto alla propria gloria e a tal fine intesero i papi come strumenti, negando loro il sostegno dovuto, facendo prevalere la propria autorità, strappando concessioni spropositate. Atteggiamenti che, se non una nemesi, trovarono la sigla rivelatrice negli sconsiderati due ultimi duchi con i quali la linea diretta della dinastia giunse ad esaurimento. Grazie.